Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balaba Giribadadhari Gopijana Balaba Giribadadhari Yasoda Nandana Rajajana Ranjana Yasoda Nandana Rajajana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balaba Giribada Dari Gopijana Balaba Giribada Dari Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Namuna Tira Vanna Chari Damuna Tira Vanna Chari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Srila Prabhupada Ki Jai. Omagyana timirandasya gyananjana shalakaya chakshurum militam yena tasmai shigurabhe namaha sri chaitanya manobhistam stapitam yena bhutale svayam rupa kadamahayam dadati svapadhantikam jaya jaya sri chaitanya jaya nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Leggiamo dalla Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capitolo 5, la storia di Sakshi Gopal, e il verso il numero 10. Purve Vidya Nagarera Duita Brahmana Tirta Karibare Dunhe Karila Gamana Purve Vidya Nagarera Duita Brahmana Tirta Karibare Dunne Karila Gamana Purve Vidya Nagarera Tuita Brahmana Tirta Karibare Dunne Karila Gamana Purve Vidya Nagarera Duita Brahmana Tirta Karibare Dunne Karila Gamana Devote. Purve precedentemente Vidyanagarera della città conosciuta come Vidyanagar. Dui, due, ta, certamente, Brahmana, Brahmana, Tirtha Karibare, per visitare i luoghi di pellegrinaggio. Dune, entrambi loro. Karila compirono Gamana un viaggio. Traduzione: una volta a Vidyanagar, nel sud dell'India, c'erano due Brahmana che avevano fatto un lungo viaggio per visitare diversi luoghi di pellegrinaggio. Beh, non c'è bisogno di ripetere. Leggo un altro po' di versi. Gaya Varanasi Prayaga Sakala Kariya Maturate Haila Dunne Anandita. Innanzitutto visitarono Gaya, poi Kashi e Prayag. Alla fine, con grande gioia, arrivarono a Mathura. Vanayatraya Vanadekki Dekke Govardhana Dvadasa Vanadekki Sheshe Gela Vrindavana. Dopo essere giunti a Mathura, cominciarono a visitare le diverse foreste di Vrindavan e giunsero alla collina Govardhana. Visitarono tutte le 12 foreste Vana e infine giunsero alla città di Vrindavana. Spiegazione da Srila Prabhupada. Le 5 foreste che si trovano a oriente del fiume Yamuna si chiamano Bhadra, Bilva, Loha, Bandira e Mahavana. Le 7 foreste sulla riva occidentale sono Madhu, Tala, Kumuda, Bahula, Kamya, Kadira e Vrindavan. Dopo aver visitato tutte queste foreste, i due pellegrini si recarono in un luogo conosciuto come Panchakrosi Vrindavan.
Tra le 12 foreste, la foresta di Vrindavana si stende dalla città di Vrindavana fino a Nandagram e Varshana, per una distanza di circa 32 miglia. E in questa zona è situato il villaggio di Panchakrosi Vrindavan. Continuo a leggere. Vrindavane Govindastane Mahadevalaya Semandira Gopalera Mahasevahaya. Nel villaggio detto Panchakrosi Vrindavan, nel luogo dove ora è il tempio di Govinda, c'era un grande tempio dove si adorava con molto fasto la divinità di Gopala. Keshitirtha Kaliya Radha Dike, no, Keshitirtha Kaliya Radha Dike Kailashnana Shigopala Dekkitan Karila Vishrama. Dopo aver fatto il bagno in differenti punti nel fiume Yamuna, come Keshigat e Kaliagat, i due pellegrini visitarono il tempio di Gopala, poi si fermarono a riposare in quel tempio. Gopala Sondarya Dunnara Manani Lahari Sukkapaniara Etandina Duichari. La bellezza della divinità di Gopala aveva rapito la loro mente e, pieni di una grande felicità, rimasero là per 3 o 4 giorni. Dui vipramadieka vipravridda praya aravipraiuva tanra karena sahaya. Uno dei due brahmana era vecchio e l'altro giovane. Il giovane assisteva il vecchio. Chota viprakare sada tanara sevaya viprera tusta hailamana. In realtà il giovane brahmana si impegnava sempre al servizio del più anziano e questi, molto soddisfatto delle sue premure, era contento di lui. Viprabale tu mimora bau sevakaila sahaya ani amore tirta karaila. Il vecchio disse al ragazzo: tu mi hai offerto diversi servizi, mi hai assistito durante il viaggio in tutti questi luoghi di pellegrinaggio. Putre opitarahaice nakare sevana, tomara prasade ami napaila mashrama. Nemmeno mio figlio si prende cura di me come hai fatto tu. Grazie alla tua misericordia non mi sono affaticato in questo viaggio. Kritagnata hayatomaya nakaile sammana, atayatomaya ami dibakanyadana. Se non ti dimostrassi il mio rispetto, sarei un ingrato. Perciò prometto di concederti mia figlia in carità. Chota viprakae sunna vipramasaya asambhava kanakene yeinai hoya. Il brahmana giovane rispose: caro signore, ti prego di ascoltarmi, stai dicendo qualcosa di molto insolito. Non si è mai vista una cosa del genere. Makulina tumi vidya dana di pravina Amia kulina hara dana vidya hina. Tu appartieni a una famiglia molto aristocratica, colta e molto ricca. Io non sono affatto nobile, non ho una grande cultura e sono privo di ricchezza. Spiegazione da Srila Prabhupada. Le attività virtuose possono portarci a 4 opulenze. La nascita in una famiglia nobile, una grande cultura, una bellezza straordinaria o una sufficiente quantità di ricchezze. Queste caratteristiche sono il sintomo di attività virtuose compiute nelle vite passate. Ancora oggi, in India, una famiglia aristocratica non prende nemmeno in considerazione un matrimonio con una famiglia del popolo. Anche nell'ambito della stessa casta, tali matrimoni sono respinti al fine di mantenere l'aristocrazia. Nessun povero oserebbe sposare la figlia di un ricco. Per questa ragione, quando il brahmana anziano offrì sua figlia al brahmana giovane, questi non voleva credere che avrebbe potuto sposarla davvero. Perciò domandò al brahmana anziano perché mai stesse proponendo una cosa senza precedenti, asambhava. Era inaudito che una persona di famiglia aristocratica offrisse una figlia a una persona povera e priva di cultura. Mukam karoti vachalam pangurlange yatte girim yatkripata mahambande shri gurum dinatarinam paramananda madhavam chaitanam ishwaram. Hare Krishna. Allora i due brahmana hanno fatto il loro pellegrinaggio. Il giovane, che è un puro devoto, ha servito questo brahmana anziano, il quale anch'egli è un puro devoto. Sono persone pure di cuore, e in uno slancio di affetto sincero il brahmana anziano
trascende quelli che sono i canoni comportamentali usuali che mantengono, tra virgolette, lo status, l'aristocrazia dei ricchi, degli aristocratici, delle persone altolocate. E trascende, dice, in quello che è uno slancio devozionale, in effetti, di gratitudine devozionale, e dice: io ti offro mia figlia. Bisogna capire la mentalità che c'è un po' in India, purtroppo è una mentalità di casta molto radicata. Quelli che erano gli ordini spirituali e sociali voluti da Krishna, Chaturvarnya Maya Shristam, Guna Karma Vibhagasa, quella che è la legge anche del karma, delle Prabhupada dice qui, se uno ha compiuto attività virtuose e attività pie, ottiene una buona nascita, ottiene ricchezza, ottiene bellezza, ottiene cultura, queste cose, no? Kula, Vidya, eccetera, eccetera. Quelle che sono cose ok, sono cose reali, le attività virtuose compiute nel passato sono reali, uno si vede che ha una nascita migliore di un altro, ma questo non deve essere un ostacolo al progresso spirituale. Se si diventa ingessati o cristallizzati nel risultato delle attività virtuose compiute nelle vite precedenti, e sulla base di queste considerazioni, io ho una buona nascita, io sono aristocratico, io sono ricco, si evita di riconoscere il servizio devozionale o i meriti di una persona in servizio devozionale, questo diventa il peggior nemico della vita spirituale. Il peggior nemico. Infatti l'abbiamo visto, anche i brahmana di casta hanno pianificato di uccidere Bhaktisiddhanta Sarasvati, o ce l'hanno ancora molti a morte, non ti fanno entrare, anche se magari sei stato devoto per 30 anni, 40 anni, non ti comporti anche meglio di alcuni di loro, non fumi, no? Ma non ti fanno entrare dentro un tempio, perché non sei nato, perché secondo il loro ragionamento è: tu non hai compiuto attività virtuose nelle vite precedenti perché sei nato in una famiglia di mleccia, di mangiatori di carne, di questo e di quell'altro, per cui non hai al tuo credito un bagaglio tale da permetterti di poter entrare nel tempio, non ti devi qualificare. Sì, stai facendo bene questa vita cantifa, nella prossima vita rinascerai in una famiglia giusta. E poi potrai entrare nel tempio e vedere le divinità. Cioè, questo tipo di mentalità che è stata osteggiata e combattuta aspramente dagli acharya, ma non solo dai nostri acharya, ma anche da acharya che avevano preso nascita in famiglie brahminiche, cioè come Advaita Acharya, o altri come Imajundar, il padre e lo zio di Raghunath Das Goswami. Loro invitavano Haridas Thakur, che era un musulmano, e gli davano, a Advaita Acharya gli dava il Mahapatra, gli dava il primo piatto che usciva dall'altare delle divinità, era un musulmano, Haridas Thakur. Però era il Namacharya, era talmente avanzato che uno doveva, non poteva considerare la sua nascita o la sua situazione per relazionare con lui, perché altrimenti sarebbe stato offensivo. Ma questa mentalità purtroppo in India è molto radicata, bisogna capirlo, Hare Krishna, Giridhari Maharaj Ki Jai, è molto radicata, molto, e figuriamoci 500 anni fa, molto, molto, molto radicata. Una persona mai di una buona levatura sociale mai darebbe la propria figlia a un povero, e ovviamente non è che tutti i poveri siano puri devoti, cioè molti vorrebbero avere trovare una figlia di qualcuno ricco per prendersi soldi, infatti purtroppo, questo è il Times of India, no? Sul giornale c'era in prima pagina, una sposa ogni ora viene uccisa in India, una all'ora, questa è Times of India, non è qualche cristiano occidentale che è andato lì a cercare di denigrare la cultura indiana, come di solito succede, ma
questo è proprio il Times of India. Ma allora, perché? Perché le aspettative sulla dote vengono frustrate. Non si aspettava una certa dote e allora, no, non c'è la dote. Ah, ci hanno turlupinato, ci hanno ingannato. Non ha la dote. Allora, o la forzano a suicidarsi o in qualche modo se ne liberano. Questo è terribile, terribile. Ma questo cos'è? È ancora il sintomo di una mentalità tesa a mantenere il proprio status sociale. Noi siamo di una buona famiglia aristocratica ricca, troviamo questa ragazza che sembra, parliamo perché parlano con la famiglia, si mettono d'accordo, eccetera, ma quant'è? È tutto un discorso finanziario, buona parte è un discorso finanziario. Quant'è? Quanto mi dai? Quanto possiamo, mio figlio potrà avere? Perché? Perché il figlio poi deve avere un sostegno economico per fare il suo business o fare quello che dovrà fare. Ah, ci mettiamo d'accordo. Ah, poi arriva la figlia e che cosa hai portato? Ho portato questo, non mi ha fatto il trasferimento, ma non ci sono soldi. Allora siamo stati ingannati. E non c'è nessuna pietà, nessuna sensibilità verso la persona, questa povera ragazza che viene data. Allora, è una mentalità molto radicata, molto. Io ho vissuto in India tanti anni, c'erano... Uno viene ostracizzato, Hare Krishna, Giridhari Maharaj ki jai, viene messo fuori proprio dalla sua comunità, Hare Krishna, se si sposa una ragazza che non è della sua, del suo gruppo. E anche all'interno del gruppo, anche all'interno della casta, Hare Krishna. Anche all'interno, se appunto c'è qualcuna che non ha... Non corrisponde alle aspettative, ci sono problemi. Io mi ricordo, c'era un bravissimo devoto, poi è stato anche iniziato, della comunità Gujarati, si è sposato una Bengali, capirai, per un sposarsi, è stato ripudiato dalla sua famiglia, ripudiato dalla comunità, eccetera, e perché si è sposato una donna Bengali. E non una Gujarati. È una cosa obbrobriosa. Ci sono madri che dicono: se mi porti al figlio, se mi porti, perché la figlia non va a cercare, ma dico: se mi porti specialmente in questi gruppi che sono Gujarati, Marwari, eccetera, se mi porti una Bengali, una Bihari a casa, io mi butto dalla finestra. Ci sono madri che sono buttate dalla finestra perché il figlio aveva portato a casa una figlia del Bengalo, del Bihari, perché i Bengali e Bihari, Oria, sono poveri, non sono le classi ricche, sono altre, Sindhi, Marwari, Gujarati in India, c'è un sacco di... Allora, queste considerazioni sono considerazioni materiali che arrivano a un estremo tale da diventare offensive e anche lesive nei confronti dei devoti. Vedremo nel prosieguo della storia, quando torneranno indietro, cioè i figli di questo brahmana anziano, di tutto, cioè, offendono questo povero giovane dicendogli che gli ha fatto il lavaggio del cervello, che ha plagiato il padre, cioè, ma quasi come se gli strappassero il cuore praticamente per dare la sorella in questo caso a un brahmana povero. Allora, questa è la malattia materiale, il ragionare, il valutare le cose da un punto di vista materiale, soltanto ed unicamente da un punto di vista materiale, il vedere quella che è la ricchezza, la cultura, la bellezza, e cos'altro c'era? La cultura, bellezza, ricchezza, l'educazione, sì, ne abbiamo detto la cultura, la famiglia, la nascita, il nome, il cognome, lo status, queste quattro cose. Vedere queste soltanto porta alla fine a diventare quasi dei demoni, perché si arriva al punto di offendere un devoto. Non solo di offenderlo, ma di non riconoscere e di non poter fruire della relazione con un devoto.
Quante persone rigettano la coscienza di Krishna perché dicono è fatta, viene da qui, viene da là, non ha un livello culturale come quello che vogliamo noi, come quello che ci aspetteremmo, sono persone disadattate socialmente, o per dire, o anche in India, non sono di questo gotra. Persino Chaitanya Mahaprabhu, se ricordate, quando visto i sannyasi a Varanasi, o quando Sarvabhauma Bhattacharya ha visto, perché loro erano, ci sono diversi anche tipi di brahmana, ci sono anche diverse dinastie brahminiche, no? Ha detto, lui è un di questa, però noi lo possiamo educare, far elevare a un livello superiore. Sarvabhauma Bhattacharya, ti insegno io, ti do io un'educazione, ti porto a un livello migliore. Perché c'è proprio questa idea di questa stratificazione gerarchica, materiale, talmente nel cuore della gente che è difficilissimo strapparla. Io, senza voler andare, poi chiudo l'argomento qui, anche tra devoti certe volte nella comunità indiana ci sono problemi. Se qualcuno è di una certa gotra o dinastia, si vuole sposare con una ragazza, si innamora di una ragazza che è di un'altra estrazione sociale. Mentre il principio fondamentale è quello del servizio devozionale. Gli shastra dicono, uno deve sposare, gli shastra lo dicono, non è una cosa recente, uno deve sposare una ragazza che viene da una famiglia umile, anche quando anche provenisse da una famiglia unica, umile, se ha delle qualità devozionali, se ha delle qualità vere. In altre parole, gli shastra dicono non guardare l'aspetto esteriore o guarda le qualità reali della persona. Al di là anche delle qualità spirituali, se una ragazza ha delle qualità umane, devozionali, devozionali abbiamo detto, comportamentali, naturali, ecco, che la qualificano, anche se tu sei un re, te la devi sposare, perché è una persona che è degna di questo. La dignità o l'essere degni di qualcosa viene dalle qualità che si posseggono, non dalla nascita o dalla cultura, eccetera. Perché una persona può essere un delinquente, anche se ornato da buona nascita, cultura, ricchezza. Ci sono tante persone che sono dei delinquenti, cioè e sfruttano male e sono insensibili nei confronti degli altri. Ti sposi una donna, infatti l'India sta andando giù anche per questo, perché nelle classi abbienti c'è molta degradazione, quasi come l'Occidente ormai, non sto a dare ulteriori dettagli. È così, però io mi ricordo, andavo a Delhi, a una famiglia, le figlie tornavano alle 2 di notte, alle 2 di mattina, queste due figlie di questi che abitavano al piano di sopra, che erano tutta una famiglia, insomma, alle 2 di mattina tutte truccate, sfatte, cioè alle 2 di mattina, come questi che qui in discoteca erano di una buona famiglia. No, ormai non c'è più il criterio fondamentale della coscienza di Krishna come valutazione primaria nel rapportarsi a un altro. Io scelgo un amico perché ha dei valori reali, scelgo una moglie, scelgo un marito se è una donna, se sulla base di questo criterio, se ha delle qualità vere, se ha delle qualità spirituali, delle qualità umane anche, perché come ricordiamo Arjuna veniva, Prabhupada dice nella Bhagavad Gita, oltre alle qualità spirituali aveva anche delle qualità umane di sensibilità. Lui era, anche se va in illusione per volere di Krishna, però questa illusione cosa significa? Che non è che diventa uno, li ammazzo tutti come un ignorantone. Pensa, no, mi dispiace per queste persone, che devo soffrire per loro, perché ha delle qualità
molto elevate nel profondo del cuore. Allora, queste devono essere le valutazioni. Questa, che qualità ha questa persona? Non mi interessa dove è nata, quanto ha, come parla, eccetera. Questo è il criterio che gli shastra ci indicano. E questo Brahman anziano, poiché è un devoto, lui di getto vuole ricompensare il servizio devozionale di questo giovane. Proprio è un rapporto tra devoti, molto bello. Solo che quando tornano in un altro contesto, questo rapporto tra devoti viene coperto dai rapporti familiari, dalle considerazioni materiali, che coprono tutto. Però Krishna è sempre in controllo. Krishna ha sempre il controllo. Alla fine i rapporti devozionali, e questo dovremmo impararlo anche nella nostra vita, anche se vediamo che ci sono delle difficoltà qualche volta, anche da un punto di vista del nostro movimento, anche se sembra che la natura materiale certe volte possa coprire e confondere perciò i nostri rapporti tra devoti o il rapporto del nostro movimento con il mondo. Per esempio, oggi devo andare a vedere queste cose delle tasse che ci vogliono proprio, ci stanno saltando addosso, ma anche se qualche volta sembra che tutto possa essere coperto, alla fine Krishna emerge vittorioso, come detto nella Brahma Samhita: Ananda Chinmaya Rasatma Tayama Nasu Yat Praninam Pratipalam Smaratam Upeti Lila Itena Bhuvanani Jayati Ajashram Govindamadi Purusham Tamabhajami. Alla fine trionfantemente si erge al di sopra delle situazioni mondane, anche se qualche volta sembra che siamo sotto la coltre, no? Sotto la nuvola, sotto nella nebbia, come Dhruva Maharaj, sotto una nuvola scura di illusioni magiche dagli Yaksha. Però alla fine poi se ne esce. Perché? Perché Krishna protegge i suoi devoti. E in questa storia è una emblematica, una storia emblematica a riguardo. Perché Krishna addirittura se la cammina dietro al devoto per sostenerlo. E cosa importante che leggeremo anche, che questo ragazzo non lo fa perché la sua motivazione non è quella di dire: ah, beh, mi ha promesso una figlia bella, ricca, cioè mi sistemo, Krishna, io vado, vieni, perché se no io ci rimetto, come dicono nella comunità ebraica. Cioè non è così. Lui va perché gli dispiace per il Brahman anziano, perché pensa: mi ha fatto una promessa, si degrada, se dà una parola poi se la rimangia, chissà come soffre, pensa, chissà come soffre, perché lo sa che me l'ha promesso e di fronte a Krishna, e chissà come sta soffrendo, e chissà la sua reputazione che fine fa. Cioè, in questo caso i familiari sono i nemici, proprio i nemici, e questo Brahmana giovane, che sembra agli occhi dei familiari un arrivista, uno che vuole prendersi la figlia e la dote, invece è il vero amico. Per cui noi dobbiamo essere sempre allerta per riconoscere chi veramente sono i nostri veri amici, chi veramente sono i nostri benefattori, chi veramente vuole aiutarci ad uscire da questo mondo materiale, a ricollocarci nella nostra vita eterna, nella nostra immortalità, ai piedi di loto di Krishna. Dobbiamo sempre ricordarlo, anche se alcune volte apparentemente può sembrare che qualcuno ti sia più amico materialmente, che sia più favorevole a te di un altro, di un devoto. Mi ricordo in questo, proprio parlando, un esempio portato all'estremo. C'era un ragazzo che era diventato, forse ve l'ho già raccontato, un ragazzo che era diventato devoto a Gallarate, poi devo veramente dare, un ragazzo che era diventato devoto a Gallarate, tu te lo ricordi Krita Yuga?
Cesiro, nome proprio, si ricorda anche il nome? Cesiro, no, c'è la memoria. Questo Cesiro era diventato devoto e era un tossicodipendente, stava veramente, però aveva avuto la forza di volontà di venire al tempio e voleva rimanere. La madre era inviperita, la madre lo voleva a casa, tutti i rovini qui, proprio non digeriva il fatto che questo ragazzo fosse diventato devoto, proprio non lo digeriva, cioè veniva praticamente ogni giorno, torna a casa, questo diceva: io non torno a casa, perché se torno a casa ricado nelle mie vecchie abitudini, non ci torno a casa. Un giorno cosa ha fatto sta madre? È venuta al tempio con una bustina di eroina e gli ha portato una bustina di eroina al figlio. Ha detto: torni allora. E il figlio è andato, giusto? Il figlio è tornato a casa. Per cui la madre, in quel caso, la madre era la peggior nemica di questo figlio, la peggiore nemica. L'ha ucciso praticamente. L'attaccamento materiale porta le persone a uccidere. Chi erano i suoi veri amici? I devoti, quelli che lo volevano aiutare. Questo qui poi credo che, non so se è morto, ma è morto, sì, è morto, ha lasciato il corpo, perché continuando a farsi si è ucciso fondamentalmente. Allora, questo sta a significare che la visione deve essere basata su conoscenza. Uno deve avere una conoscenza reale che viene dagli shastra, che viene dalla compagnia dei devoti, per capire chi mi può dare vero beneficio e chi no. E in questo senso proteggersi dal commettere offese, dal degradarsi. Questo povero Brahman anziano è anziano, povero. Quando torna a casa tutta la famiglia gli dà addosso, cioè tutti, capito? Ti immagini moglie, figli, tutti addosso così. Altri parenti, che poi le famiglie in India sono molto estese, capirai, l'avranno fatto nero. E questo poveretto ha dovuto subire, però Krishna ha protetto anche lui alla fine. Va bene, Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Ci sono domande o commenti o qualcosa? Bene, si la provo parecchio.